Seguire una dieta sostenibile è facile, sia a casa che in vacanza. Ma cosa vuol dire dieta sostenibile? Significa scegliere dei piatti buoni, sani, gustosi, che fanno bene a te, per la tua salute, ma anche per il pianeta. Ora siamo in Toscana, dove c'è il piatto povero per eccellenza, la pappa al pomodoro. Questi sono gli ingredienti base necessari per la pappa al pomodoro, quindi abbiamo il pomodoro fresco, maturo, il pane raffermo, in questo caso è un pane sciappo, senza sale, il pane toscano. Abbiamo del basilico, cipolla, peperoncino, a chi piace, a noi piace, l'aglio e naturalmente un buon olio toscano. Una porzione di pappa al pomodoro contiene 49 grammi di carboidrati per un totale di 321 calorie, ha un'impronta idrica di soli 228 litri d'acqua o un'emissione di CO2 equivalenti di 155 grammi. Pomodoro quindi lavato accuratamente, lo tagliamo a pezzettoni irregolari, la buccia per le proprietà appunto del licopene, preferisco lasciarla in questo caso. Lasciamo scaldare la padella, vado, cipolla, taglio un peperoncino, qui attenzione al grado di piccantezza, vado così, aggiungiamo uno spicchio d'aglio e quindi è il momento del pane. Aggiungiamo il brodo vegetale e poi lasciamo cuocere pane e pomodoro, cioè di modo che diventi propriamente una pappa al pomodoro. Vedete che bel colore, continua ancora a sobbollire, noi andiamo ad impiattare. Questo è veramente un piatto sostenibile, buono sicuramente per noi, per la nostra salute, per il nostro piacere di mangiarlo, ma buono soprattutto anche per il pianeta, e questa è una cosa veramente importante. Mettiamo una foglia di basilico. Se poi volete evidenziare maggiormente, esaltare il gusto di pomodoro, a vostra scelta, potreste anche aggiungere qualche goccia di aceto balsamico. Ecco a voi, benvenuti in Toscana.